Ciao ragazzi, siamo qui all'entrata dello show con Ernesto Spica, fondatore di Class. Ciao a tutti. Ernesto, cosa sta per accadere? Cosa succederà? Beh, una giornata importantissima perché oggi è il nostro Flow Color Trend, presentiamo le tendenze colore della stagione. Chi ci conosce sa che noi non presentiamo una collezione di taglie di colore, ma bensì tre macro tendenze che rispecchiano un po' appunto le linee guida per creare taglie e colori di stagione. Una giornata importantissima perché noi abbiamo compiuto a ottobre dello scorso anno 10 anni, ci siamo messi fortemente in discussione e oggi non presentiamo solo le tendenze colore, ma presentiamo proprio il nostro nuovo abito, se vuoi, il nostro nuovo logo, la nostra nuova vision, la nostra nuova mission, perciò delle nuove promesse che ci accompagneranno per i prossimi 10 anni. Siamo qui in uno spazio meraviglioso, industriale, che ci rappresenta. Siamo felicissimi di vedere i nostri colleghi, ospiti, che li vedo arrivare. Ciao ragazzi. E perciò che dire, certo, speriamo vada tutto bene. Assolutamente, non ci resta altro che vederti poi sul palco, ci vediamo. Esatto, grazie a Parrucchierando, un abbraccio a tutti, ciao, a presto, ciao, ciao. Oggi ci troviamo con Luigi Neri di Class, per noi è veramente un grande onore essere qua con voi, grazie mille intanto per averci invitato. Grazie a voi. E raccontaci un po', insomma, quali saranno le novità che presentate oggi, che per noi, insomma, è veramente molto molto interessante. Oggi è una giornata molto impegnativa, vedete dietro veramente tutto il lavoro che stanno facendo i ragazzi nel backstage. Sono 2 giorni che prepariamo questo grande evento, che è un po' l'evento che tutti gli acconciatori Class aspettano durante la stagione, perché è il lancio delle tendenze della primavera estate 2019. Quindi presenteremo in anteprima quello che andremo a proporre poi a tutte le donne italiane che frequentano i nostri saloni. 3 saranno le grandi direzioni, quindi la donna, diciamo, che sceglie, si ispira ai colori della notte, quindi da ispirazione dark, mentre poi c'è un'altra donna invece che prende un po' il look come un gioco, come un divertimento, e dunque sceglie colori, sorbetto e forme soffici, e infine la donna naturale, ma direi che è un nuovo naturale, un naturale 4.0, proprio perché diciamo che in questi ultimi tempi si sta cercando un po' di questo fascino della natura, ma di una natura veramente attuale e contemporanea. Quindi queste saranno le 3 direzioni che presenteremo oggi durante lo show. Siamo molto molto curiosi di scoprire tutto a brevissimo ormai, e non ci resta altro che vederci dopo direttamente sul palco. Bene, ti aspettiamo. Grazie. Ciao. Ciao.